Garzeno, un intero paese sconvolto e una frazione, Catasco, 115 anime, che vive nella paura. Dal giorno della scoperta dell'omicidio di Candido Montini, due domande risuonano in ogni singola abitazione. Cosa ha scatenato tale violenza? E soprattutto, chi è stato? Gli stessi residenti sono pronti a farsi ascoltare ed esaminare dalle forze dell'ordine, pur di levarci di dosso l'ombra dei potenziali assassini e pur di toglierci dalla testa definitivamente che il killer possa essere in mezzo a noi, siamo pronti ad una campagna a tappeto, spiega il vice sindaco, nonché abitante di Catasco, Mario Montini. Prelevino il DNA e le impronte di tutti noi se serve, ha spiegato parlando a nome dell'intera comunità. Le piste sono tutte aperte e al vaglio degli inquirenti, ma gli stessi cittadini, che ben conoscono il territorio, tentano di mettere insieme i pezzi di un puzzle difficilissimo, dato che ad oggi non è chiaro neppure il possibile movente. Per gli altri fatti di cronaca del passato, ad un certo punto si sapeva chi si stava cercando e perché. Qui è tutto confuso, dice ancora Montini. Ci sono tante persone che frequentano la zona e non sono residenti, si pensi anche a loro, continua. Le vie di fuga sono limitate, com'è finito il portafoglio fuori dalla casa della vittima? E poi si parla di un'impronta di piede inferiore al numero 40 lasciata nel sangue vicino al corpo, va ricondotta all'aggressore. Se fosse una rapina finita male, visto che secondo qualcuno l'anziano non era in perfette condizioni di salute in quei giorni e quindi avendo deciso di non andare in negozio ha spiazzato il malvivente che voleva effettuare il colpo. Domande a cui si cerca di trovare una risposta che si spera possa arrivare a breve, perché i residenti che osservano il viavai continuo degli inquirenti e dei giornalisti sono preoccupati. Il sindaco Eros Robba parla di una situazione difficilissima con tutti questi interrogativi che inevitabilmente fanno crescere la tensione. Pensare di avere paura in casa propria o leggere di una caccia all'uomo sconvolgerebbe chiunque, aggiunge il primo cittadino sottolineando infine un altro aspetto. Non vorrei che la cronaca prevalesse sul ricordo della persona. Conoscevo personalmente Candido, nonno amorevole, persona sempre pronta a dare una mano. In politica abbiamo lavorato assieme anche nella campagna elettorale del 2019. E lui erano forti il desiderio di mettersi in gioco e la spinta al cambiamento. Sono vicino, a nome di tutta l'amministrazione, alla famiglia. Intanto le indagini proseguono, fondamentali le immagini di alcune telecamere della zona, oltre alle testimonianze e alle prove fin qui raccolte. Si va avanti nel tentativo di chiarire il movente e individuare l'assassino del 76enne, titolare di una bottega di alimentari, ucciso martedì sera a coltellate nella sua casa a Catasco di Garzeno. Ieri l'autopsia per il pensionato, colpito da numerosi fendenti al petto e al collo, fatale, si sarebbe rilevato un taglio alla gola. Avrebbe tentato di difendersi, come dimostrato da alcuni segni sul corpo, purtroppo però non è riuscito a scappare alla mano del suo aggressore.